era l'ultimo giorno di scavo e la paura era di trovare degli scheletri. Quando anche il professor Busing ha ritrovato la fibbia, la fibula e tutto il resto, è stata una cosa magnifica per loro. La storia di una donna emerge nel 1992 nelle campagne di Chiunsano, un podere posto tra i comuni di Ficarolo e di Gaiba. La sua storia si staglia sullo sfondo di un'epoca particolarmente complessa, quella tra V e VI secolo d.C., che vede l'Italia e non solo, ma anche tutta l'Europa divisa da lotte fratricide. Questa donna viene chiamata Dama di Chiunsano e qualcuno ha pensato che sia stata una ostrogota, esule dal Medio Danubio, che finisce il suo viaggio proprio a Chiunsano, non lontano da Ravenna, dove regnava il suo re, Teodorico l'Amalo, detto anche il Grande. Nei primi decenni del VI secolo, il corpo della dama viene deposto nella corte prospiciente una villa romana che si data al primo secolo a.C., ma che poi continuò la sua vita per alcuni secoli durante l'epoca imperiale e le successive. Bisogna dire che se i suoi monili raccontano veramente la storia dei suoi viaggi, avrebbe avuto una storia particolarmente avventurosa. Perché ha due piccole fibule a staffa e un anello in argento dorato che rimandano all'etnia dei Gepidi, mentre ha un ago per acconciatura per capelli e un bracciale in argento che rimandano alla cultura degli Alamanni. Infine, il pezzo più pregiato, la fibbia da cintura che è in argento con ben 9 granati almandini incastonati a cabochon, è un oggetto veramente molto di pregio, ma di produzione danubiana ma anche italica. Comunque è un oggetto proprio tipico degli ostrogoti e si data alla seconda metà del V secolo, arrivando fino all'inizio del VI. Il suo modo di abbigliarsi non è propriamente tipico del costume ostrogoto, ma si avvicina molto di più a quello degli Alamanni. Soprattutto le due fibule che gli ostrogoti avevano molto più grandi e le donne le posizionavano alle spalle, la dama di Chiunsano le ha proprio presso le ginocchia, quindi chiudevano probabilmente una veste o una gonna, e questo era tipico del costume degli Alamanni. Possiamo dire che questi monili così vari non sono i souvenir di un lungo viaggio, ma potrebbe essere il suggello di un legame tra diverse etnie, quella ostrogota, quella alamanna, con una lontana ascendenza, perché bisogna dire che sono un po' più antichi, con la cultura dei Gepidi. Questa ricchezza del corredo non è molto diffusa, anzi è particolarmente singolare, e quindi si può dire che sia lo specchio di un rango sociale particolarmente elevato, soprattutto in considerazione dell'età avanzata della dama. La possibilità appunto di ostentare un corredo tanto ricco in un'età non più fertile poteva essere riservata solo a donne di un rango particolarmente alto. Moglie o vedova di un alto funzionario, potremmo chiederci. Proprio per questo motivo ci chiediamo: ma la sua esistenza può aver incrociato quella di Teodorico il Grande, visto la sua alta posizione sociale? Questo è un mistero che l'archeologia non riuscirà mai a svelare, lasciando però lo spazio alla fantasia.
per tessere storie di incontri, di viaggi e da amori naturalmente proibiti.